Una serata straordinaria dedicata all'amore, dedicata al buon cibo, dedicata soprattutto a voi che siete stati protagonisti qui da Luna 2020 a Varcaturo per la grande sera di San Valentino Days. E con noi abbiamo il mitico chef Francesco che li ha deliziati. Sì, adesso vengo ecco dalla sala, ho fatto il giro per i tavoli come usualmente faccio e insomma fortunatamente tutti pareri favorevoli. Vabbè, non vorrei dire come sempre perché poi sembrerebbe sei di parte, ma è così, però ringraziando Dio sembra che stiamo lavorando bene, diciamo il primo dei tantissimi che ci saranno nel 2023, che è San Valentino, insomma tante coppie ai tavoli, tanta famiglia, voi siete proprio un punto di riferimento. Assolutamente, allora veramente noi abbiamo improntato l'accoglienza di Luna di Miele proprio sotto il profilo dell'aspetto familiare, dalla gestione che ha carattere familiare con noi, con la famiglia Pascarella, fino ecco, a quello che poi proponiamo anche di là con Taberna Chopin, avendo anche la playground. Ed è proprio un messaggio questo qua della convivialità, della tavola, della domenica, delle serate in allegria a tavola con i bambini anche che si divertono. Dino, dimenticavo, l'11 e 12 marzo prossimi abbiamo il Wedding Day a Luna 2020. È una giornata dedicata agli sposi dove l'invito è aperto a tutti. E poi un artista questa sera che ci ha fatto sognare, che è Rino, io chiaramente lo battezzo per così, è il sosia, ma non è il sosia perché lui è un cantante vero di Renato Zero che ha realmente dato tutto il suo effetto, il suo amore al repertorio del grande Renato Zero. Beh, tu sai benissimo che noi già l'avevamo avuto come ospite, proprio perché è stata una serata, era stata quella una serata veramente memorabile, perché ecco, vibrazioni, emozioni, dovevamo riproporla con l'affetto e con l'amore che mette nel suo esibirsi, perché veramente c'è, ecco, sia la parte estetica che la parte canora, veramente così, incarna la leggenda, perché per me già è leggenda, pur se le leggende sono dopo, per me già incarna la leggenda di Renato Zero. Veramente una serata da brividi, canzoni di interpretazione emozionanti. E tu ragazza pure tu, che arrossivi se la mano andava giù, ritorna a pensare che sarai madre ma di chi, di lui che è innocente, che non si dica figlio di io e te. La guest star questa sera per tutti gli innamorati qui da Luna di Miele 20 a Varcaturo e si presenta da solo. Prego. Renato Torino Zero, Gennaro Lombardi, e un interprete di Renato, umile interprete di Renato. Questa è bellissima come definizione, tutta la tua umiltà anche nelle tue performance, e sei bravissimo. Hai fatto innamorare, scusa il bisticcio di parole, gli innamorati, perché è la festa di San Valentino. Sì, certo, e penso che sia un buon connubio Renato Zero con le sue poesie d'amore e gli innamorati. È vero, perché siamo tutti innamorati, però col maestro, con la leggenda di Renato Zero, chiaramente uno l'amore lo sente di più.
è un amore lunghissimo ed è sublime. Ti sei divertito? Molto, tantissimo, anche perché in mezzo ai sorcini io mi sento veramente entusiasmato. E meno male, si sono divertiti tutti qui da Lunedì 2020, quindi ci rivedremo prestissimo. Certo, per me è sempre un onore, specialmente con il maestro Dino Piacenti. Non sono, tu sei il maestro. Una persona veramente squisita, della quale chi non la conosce si frega, ma bisogna conoscerla. Ti ringrazio, in bocca al lupo per tutto e ci rivedremo prestissimo. Ok, ciao. Parliamo con Salvio Pascarella, benvenuto. Buonasera a tutti. Perché vuole ricordare un appuntamento importante, perché ce ne sono veramente tanti per il 2023, ma il 14 e 15 marzo 2023... abbiamo la Fiera del Gusto della Horeca Pascarella e pubblicizziamo anche il nuovo brand Pascarella Food Service. È un evento che questo è il terzo anno che lo facciamo, è stato di grande successo anche gli altri anni precedenti, dove ci sarà un punto d'incontro e di confronto tra i fornitori di prodotti alimentari con il cliente finale, quindi chef, pizzaioli e tutto nel settore alimentare. Quindi è un appuntamento non perdere per gli addetti ai lavori, chiaramente. Assolutamente sì, assolutamente sì. Sono due giorni di godimento del settore alimentare, dove ci saranno i professionisti del settore, dove spiegheranno prodotti innovativi, quindi new entry di alcune aziende produttrici di prodotti alimentari e vecchio format, diciamo così. Diciamo, Salvio, tanta degustazione. Tanta degustazione, ci saranno tantissimi ospiti e spero che il tempo meteorologico sia a nostro favore, perché ci saranno anche degli espositori sull'area esterna, diciamo, della struttura, che fortunatamente è una bellissima struttura, quindi ci permette di realizzare una bella fiera. E noi con le telecamere di Weekend Dance documenteremo con interviste e immagini questa Open Days che si terrà il 14 e il 15 marzo 2023 qui naturalmente da Lunedì 2020 a Varcadore. A Lunedì 2020 a Varcadore, esattamente.